Aldo Montano commosso a Domenica Live, la dedica di Olga Plachina. Domenica Live, Aldo Montano con gli occhi lucidi dopo le parole di Olga Plachina. Aldo Montano è stato l'ultimo protagonista delle famose D'Urso interviste a Domenica Live della puntata di oggi. Il campione reduce dal successo dell'ultima Olimpiade si è raccontato mettendo da parte momentaneamente la carriera per parlare della sua vita privata, dalla nascita della piccola Olimpia fino ai momenti drammatici in ospedale. Montano ha raccontato che ha conosciuto sua moglie a Mosca, durante una sua Olimpiade, in cui la ragazza presenziava nel pubblico per sostenere una sua amica che gareggiava anch'essa nella gara di scherma. Tra i due è stato subito un colpo di fulmine, anche se poi in seguito Olga è sparita per quasi un mese, in quei giorni il campione ha capito di amarla veramente e dopo aver organizzato una cena romantica last minute le ha chiesto di sposarla. Dal loro amore è nata anche la piccola Olimpia, dopo un parto non proprio facile. Infatti in studio Aldo ha precisato che è dovuto stare in sala parto per molte ore, e subito dopo la nascita naturale della figlia, la madre ha avuto inizialmente delle complicazioni a causa di un'emorragia, tutto alla fine è andato comunque nel migliore dei modi. Aldo Montano e la dedica della moglie Olga Plachina a Domenica Live. Aldo Montano a Domenica Live ha anche ricordato gli spiacevoli momenti trascorsi in ospedale, da Barbara D'Urso infatti il campione ha rivelato di essere allergico alla caseina, una proteina contenuta nei latticini. Per Aldo tale allergia è molto pericolosa, in quanto gli causa un vero e proprio shock anafilattico. Gli si gonfiano le papille gustative e alla fine gli manca il respiro in quanto non ha più ossigenazione nel sangue. Montano è quindi costretto a girare sempre con del cortisone, e deve stare attento che ogni cosa che tocca con la bocca non sia stata in contatto con i latticini. Infine, ritornando a sorridere, Barbara ha mostrato un video messaggio fatto dalla moglie, che lo ha commosso. Precisamente la donna ha affermato: quando per un mese sono stata via con la mia famiglia, hai capito di amarmi, sei quindi volato a Mosca e hai organizzato una cena romantica, e lì mi hai chiesto di sposarmi. Tu per me sei tutto, ho cambiato paese e lingua per te. Il mio amore per te è grandissimo, ed è uguale all'amore che tu provi per la nostra bambina, verso la quale ti preoccupi più di me.